Buongiorno a tutti. Oggi parliamo dei prodotti finiti del mese di settembre e devo dire che pensavo di non riuscire a finire niente, invece negli ultimi giorni del mese proprio sono stata rapida. Allora, c'è come al solito qualcosa che perde perché non posso proprio evitare di far perdere acqua a qualche. Vabbè, partiamo dai prodotti per i capelli. Ho terminato due shampoo, uno da sola. Anzi, no, devo dire che tutti e due li ha usati anche Andrea, quindi non li ho usati da sole, sono questi due. Il primo è lo shampoo alla calendula delicato per tutti i tipi di capelli e per lavaggi frequenti di Segreti di Natura. Credo di avervi parlato altre volte di questi shampoo di Segreti di Natura, a me piacciono sempre perché sono ben formulati, delicati, fanno comunque una bella schiuma e fanno il loro dovere, quindi non sono aggressivi sul capello, sono piuttosto dolci. E tutti quelli che ho provato mi sono piaciuti. Ma la sorpresa di questi ultimi tempi come shampoo è senza dubbio lo shampoo delicatissimo della linea Bioelisir di Lepo, che contiene aloe, orzo e risovenere ed è uno shampoo che sta inaspettatamente piacendo a tutti. Dico inaspettatamente perché l'abbiamo usato in diverse persone della mia cerchia, quindi parenti, amici, conoscenti e anche con esigenze diverse, con capelli diversi, con metodi di lavaggio diversi ed è piaciuto fondamentalmente a tutti perché lava bene, fa la giusta schiuma, è molto delicato però efficace e io l'ho alternato ad uno shampoo più idratante e devo dire che mi è piaciuto veramente molto e anche ad Andrea, tant'è che ne abbiamo già iniziato un altro, quindi questo è veramente uno dei super promossi di quest'ultimo periodo. Rimanendo in tema capelli, ho terminato, e vabbè, la confezione qua fa veramente schifino perché è tutta sporca. Ho terminato questo gel mask Urca di Parentesi Bio che io ho utilizzato in due degli svariati modi consigliati, ovvero come impacco pre-shampoo solo sulla cute, perché poi sulle lunghezze applicavo una maschera un pochino più strong, oppure come gel per definire il mosso. E devo dire che mi è piaciuto in entrambi i modi. Ha un'ottima consistenza, è sì un gel, ma non è troppo liquido, ma neanche troppo solido. Che bella descrizione. Ha un buonissimo profumo di chi lo sa cosa, perché sembra che ci abbia dentro di tutto, pure le cipolle. In realtà il profumo è veramente molto gradevole e fa egregiamente almeno entrambi i lavori per cui l'ho utilizzato, quindi riesce a idratare bene le radici e a riequilibrare il cuoio capelluto e a rinforzare il capello senza essere troppo pesante e anche come gel io l'ho sempre utilizzato in combinazione con una crema e fa veramente un ottimo effetto sul mosso, definisce molto bene senza indurire il capello, quindi promosso e credo che lo riprenderò volentieri più avanti. Dopodiché gli altri sono tutti prodotti per il viso. Allora, due prodotti per la detersione. Una è questa spuma per il viso Beauty and Fruity 3 in 1 della al verde per pelle normale e mista, con mela e lime. Sì, non male, però devo dire un po' troppo. Allora, prima di tutto contiene alcol e sapete che io non demonizzo assolutamente l'utilizzo dell'alcol nei cosmetici, ma in questo caso proprio la zaffata di odore di alcol una volta erogata mi dava un po' fastidio. Passato l'alcol, ha questo profumo di lime limone piuttosto forte che sa molto di caramella, quindi devo dire se avete il naso fino e non vi piacciono i profumi molto forti, questa. A livello di funzionalità, quindi di detersione, niente da dire, una buona schiuma, anche se non la migliore che io abbia mai provato, ma per probabilmente adesso io non ricordo. L'ho comprata io questa o me l'ha regalato qualcuno? Non mi ricordo più, forse me l'ha regalato qualcuno, però costerà i suoi 3-4 euro per il prezzo che ha, può anche andare, insomma, non la migliore che io abbia mai provato, ma tutto sommato promossa. E sempre a livello di detersione ho terminato questo latte olio detergente idratante a base di verbasco del Mediterraneo della nuova linea per il viso di Bema. Ciao spuma, Naturap di Bema. E devo dire che questo mi è piaciuto molto, anche se mi aspettavo un prodotto leggermente diverso, perché leggendo latte olio io mi immaginavo un prodotto in crema. Sta accadendo tutto qua, scusatemi.
che però a contatto con la pelle umida si trasformasse in un prodotto molto più oleoso, invece rimane sempre piuttosto lattiginoso. È comunque un prodotto efficace, delicato, che scioglie bene il trucco, che lascia la pelle piuttosto idratata. Assolutamente va risciacquato o con un pannetto o con un prodotto a risciacquo. Io di solito utilizzavo la spuma e mi è piaciuto comunque, è un prodotto che ho utilizzato volentieri, tra l'altro con un profumo buonissimo, che mi ricorda qualcosa della mia infanzia, forse qualche bambola, non lo so, un profumo un po' talcato e leggermente dolce, che, vabbè, non saprei ricondurre a niente in particolare, ma molto molto gradevole. Quindi questo ho promosso, tra l'altro ho anche degli altri prodotti della linea di cui parlarvi, e infatti l'altro prodotto della linea, uno non l'ho ancora utilizzato, il secondo è questo, è la lozione riequilibrante restitutiva a base di estratto di mele del Trentino, sempre di Naturapp di Bema. Allora, di questa linea c'è una cosa che non mi è piaciuta assolutamente ed è questo erogatore. Questo erogatore che secondo me è uno spreco di plastica tremendo, cioè che cos'è questa roba qui? All'inizio mi sembrava un'idea geniale, ma una volta utilizzato non mi è piaciuto. Fondamentalmente cosa succede? Voi lo dovete sbloccare di qua, aprire e poi appoggiando il dischetto di cotone, premere e premendo usciva il tonico che andava a impregnare il dischetto. Allora, prima di tutto io sto cercando di limitare l'utilizzo di dischetti di cotone, quindi tendo a prediligere tonici in spray che poi non richiedano l'utilizzo del dischetto. Senza contare che facendo questo lavoro in realtà il dischetto non si impregnava alla giusta velocità e finiva sempre per sparare del tonico in giro. Quindi io cosa facevo? Tenendo chiuso il tappo, andavo a erogare, poi lo aprivo, appoggiavo sopra il dischetto, facevo assorbire il liquido e poi lo passavo. Si può anche erogare e poi, non lo so, rovesciare sulle dita e passare sul viso, però ecco, diventa secondo me una pratica troppo lunga e inutile. Quindi io tutta questa parte qua la eliminerei a favore di un tappo normale, se non vogliamo esagerare con lo spray. E in tutto questo, comunque, il tonico, il prodotto in sé è buono, nel senso che è un tonico riequilibrante, piuttosto lenitivo, che contiene della camomilla, della rosa, anche dell'acido ialuronico e dell'estratto di mela, limone, proteine del grano. Quindi è comunque un tonico ben formulato e gradevole da utilizzare, lenitivo, fresco, insomma, di quelli che piacciono a me. L'unica cosa che proprio mi ha fastidito veramente è questa roba qua, che sembrava intelligente, ma poi alla fine non si è rivelata tale. Per finire i prodotti per il viso e poi passiamo alle maschere, ho terminato questa crema che avevo in giro veramente da un sacco di tempo, tra l'altro ignorando bellamente il PAO, che non so neanche di quanto sia. Cura del soldato, crema gel seboequilibrante con olio essenziale di tea tree, acqua di lavanda, acido ialuronico e propoli di Ethical Grace. Io questa l'avevo comprata ancora a un fa la cosa giusta. E l'ho utilizzata a fasi, non l'ho finita, non l'ho iniziata e finita tutto in un periodo, perché è appunto una crema gel che ho preferito utilizzare nelle stagioni più calde, nei mesi più caldi. E devo dire che ha fatto benissimo il suo lavoro. Prima di tutto è vero che è un gel, ma non tira la pelle, anzi la lascia comunque piuttosto morbida. E poi mi è piaciuto l'effetto sul viso, che risultava idratato ma non appesantito, e la profumazione veramente buona, che a me ricorda. C'è un aneddoto su questa cosa qua. Io e la mia amica Lucy, che l'abbiamo comprata insieme, non riuscivamo a ricondurre questo profumo a niente di particolare, poi abbiamo capito che secondo noi sa di lici. Vabbè, però è una profumazione molto gradevole che rende il prodotto, secondo me, praticamente perfetto. Una buona profumazione, la giusta pesantezza per una pelle mista in estate, anzi la giusta leggerezza, e fa quello che promette, quindi aiuta a seboequilibrare, a tenere la pelle idratata ma asciutta, quindi promossa promossa. E adesso andiamo con le maschere, che in realtà non sono tantissimissime, perché una è l'ennesima confezione di patch per gli occhi di Zao, quelli dorati nella confezione nera, che mi piacciono sempre molto. Poi la seconda parte, perché mi sembra di averne già usata una e di avervela già mostrata, della maschera viso 5 minuti purificante effetto matte di Geomar, che fa bene il suo lavoro. Io forse l'ho tenuta anche un pelino più di 5 minuti e devo dire che ha
mi ha aiutato a pulire la pelle in un periodo in cui era un pochino sporchina senza andare a seccare troppo. Tra l'altro non ricordo il profumo di questo, quindi no, non pervenuto, niente di particolarmente entusiasmante. E poi tre maschere in tessuto. Allora, la prima è questa della Love Recipe alla mela, che avrebbe dovuto uniformare, idratare la pelle, e devo dire che le maschere di questa linea qui, che so che si trovano all'OVS, io le ho comprate in internet, non mi ricordo neanche più su quale sito, lasciamo perdere, mi piacciono sempre perché hanno una buona forma, delle buone profumazioni, poi devo dire che tra una, l'altra e quell'altra, mi è già capitato di usarne due o tre, non ho notato grandissime differenze proprio a livello di miglioramenti della pelle, però sono piacevoli perché idratano, regalano proprio quel momento di relax profumato, senza essere troppo grasse, troppo pesanti, senza avere quel liquido che cola. Quindi, insomma, sono carine, non mi sembra neanche che costino una cifra eccessiva. E poi me ne rimangono due, una che credo sia la responsabile dell'acqua, che non è acqua, allora a questo punto è rimasto un po' di siero in fondo a questa, una che mi è piaciuta e l'altra che non mi ha convinto. Quella che mi è piaciuta è questa Calming Intracell Sleeping Mask della linea Nuages, può essere? Credo di sì, e sto scritto tutto in coreano, quindi non lo potrò mai sapere, l'ho trovato in una box di maschere coreane che avevo comprato un po' di tempo fa, e questa l'ho utilizzata perché di recente, è stata l'ultima che ho usato di questa tornata, con l'arrivo dell'autunno, anche se qua continua a fare caldo, poi freddo, poi chi lo sa, un po' lo stress del rientro e tutto, mi sono tornati un po' di puntini in più del mio solito, anche un po' sulla fronte. Quindi sto utilizzando prodotti un pochino più lenitivi e questa era l'unica maschera proprio specificatamente lenitiva, calmante che avevo in casa, l'ho fatta e devo dire che mi è piaciuta. La forma è ottima, la profumazione delicata, non particolarmente forte, e rilascia, secondo me, per il mio tipo di pelle, la giusta quantità di siero che una volta tolta la maschera sono andata a massaggiare e picchiettare e si è assorbito bene senza lasciare la faccia punticcia. Quindi questa mi è piaciuta, anche se non ho ben capito, come potete vedere è scritto tutto in coreano, quindi non so bene quale fosse il suo fine ultimo, però ha fatto il suo dovere, insomma, ha lenito un po' di infiammazioni che avevo sul viso. Quella invece che ho utilizzato già qualche settimana fa e che non mi ha convinto è la, come si leggerà questa cosa, Porecting Solution Bubbling Charcoal Sheet Mask della Dr. Jart, famosissima, chiacchieratissima questa linea che si trova da Sephora. Io sono entrata un po' in fissa con le bubble mask perché mi fanno ridere e allora ho deciso, ho detto, dai, investiamo in questa che mi sembra di ricordare fosse abbastanza cara. Investiamo, ne parlano tutti super bene, bla bla bla, e io non sono sicura di averla fatta nel modo giusto, perché questa è una di quelle maschere in tessuto che hanno il copri maschera, praticamente sono due strati, li applicate, poi togliete lo strato superficiale, vi rimane la maschera adesa al viso e poi inizia a fare le bolle. Devo dire che io non, cioè prendetemi pure per scema, non sono sicura di aver applicato sul viso la maschera e non il copri maschera, perché la texture dei due fogli e il colore e la consistenza e tutto quanto era veramente simile. Di solito quando esiste la maschera col coprimaschera, il coprimaschera è tipo palesemente di plastica o molto più sottile o non imbevuto o non lo so, o di un colore completamente diverso. Si capisce. Invece qui una era tipo un po' più nera e l'altra un po' più grigia, ma la consistenza sembrava identica. Io non so se ho applicato la maschera o il coprimaschera. Scusatemi, tanto facevano le bolle tutte e due, perché una me lo sono messa sul viso e faceva le bolle, l'altro l'ho lasciato nel lavandino, faceva le bolle pure lui. Quindi credo di aver buttato via, boh, quanto costa sta roba? 5 euro, 6 euro, 7 euro? Chi lo sa? Aiutatemi, ditemi quale delle due parti andava messa sul viso. Anche perché io ho letto la definizione, cioè le indicazioni, ma non si capiva. Quindi scusatemi, probabilmente ho bisogno di un corso di recupero per le maschere del dottor Giarto. E basta. Ho finito, non ho nient'altro, ho blaterato a sufficienza. Fatemi sapere se conoscete qualcuno di questi prodotti, se li avete provati o se avete qualche altro prodotto in particolare da consigliarmi e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!